Bene, la cittadinanza onoraria che diamo oggi al maestro orfo Michele Fidato e al Don Bernardino Comerci nasce da una storia che da diversi anni si è instaurata con la comunità di Dessà, con l'amministrazione comunale, quindi una storia di collaborazione. Il parroco da 10 anni è qua accanto a noi ed è la nostra guida spirituale. Michele Fidato dal premio Incrinato 2019 è sempre più diventato un nostro cittadino, o meglio una persona che con la sua maestria orfa collabora con l'intera comunità di Dessà. Nella festa padronale Clou, che racchiude le festività pasquali, che è riconosciuta in tutta la Calabria, abbiamo premiato Michele Fidato e quest'anno la statua del Cristo Risorto, grazie a Don Bernardino Comerci, a tutta la comunità di Dessà, per la prima volta ha corso incontro alla Madonna con la reggiera nuova firmata da Michele Fidato e benedetta dal Papa. Con grande piacere, sono veramente onorato di essere cittadino di Dessà, di questo voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ha voluto conferirmi questo prestigioso riconoscimento. Dessà, io sono arrivato a Dessà nel 2019 quando appunto ho ricevuto proprio un premio, il premio della Incrinata. Lì è nata una collaborazione, è nata un'amicizia non solo con l'amministrazione, anche con la Chiesa, ma anche con tanti cittadini, e da lì poi sono stato anche protagonista della realizzazione della nuova reggiera in oro del Cristo Risorto. Oggi appunto questa cittadina ha voluto riconoscermi la cittadinanza, di questo veramente ne sono molto onorato. Mi fa piacere che tante realtà nella nostra Calabria, tante città hanno voluto dare importanza alla mia persona, alla mia azienda, in quanto non solo la città di Dessà, ma anche la città di Cutro, la città di Tropea, la città di Caccur, negli anni hanno voluto darmi questo conferimento. Ringrazio tutti i sindaci, tutte queste amministrazioni che attraverso il mio lavoro abbiamo potuto sostenere tanti progetti e dare sempre valore di più a quelle che sono la ricchezza della nostra amata terra. Non potevo mancare il maestro orafo Michele Affidato, è famoso in tutto il mondo, quindi io ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco di Dessà per questo riconoscimento che ha voluto dare al nostro concittadino. Quindi oltre a essere un nostro orgoglio, d'ora in poi sarà anche l'orgoglio di Dessà. Michele, oltre ad essere cittadino onorario di Cutro, di Tropea e di Dessà, potrebbe essere tranquillamente cittadino d'Europa, non tanto per l'attività orafa che l'ha proiettato, ma per tutto il resto, per l'attività di supporto ai più bisognosi. Non dimentichiamo che Michele è ambasciatore dell'UNICEF e quindi questo lo porta sicuramente ad essere una persona diversa. Quindi oggi Dessà si arricchisce di una persona, oltre ad essere un grande professionista, ma di una persona che, ripeto, fa tanta beneficenza. Ormai da 9 anni che sono qui a Dessà, è dal 25 di agosto del 2014, quando Monsignor Renzo mi ha mandato come parroco di questa comunità. E oggi sono contento perché con la cittadinanza non viene data a Bernardino Comerci, ma viene data al parroco Don Bernardino Comerci. La cosa più bella che abbiamo fatto in questi anni, una delle cose più belle, è proprio riconoscere Gesù come Re e Signore attraverso la raggiera che ha realizzato il maestro Michele Affidato. Ecco, quella è stata una bella opera, una bella riconoscenza a Gesù, ed è bello che oggi siamo insieme, io e il maestro orafo Affidato, a ricevere questa cittadinanza onoraria a Dessà. Sì, è un grande piacere essere qua, cittadino onorario di Caccur, e caccurese in realtà, perché ormai lo consideriamo appartenente proprio al nostro paese, alla nostra comunità. Si vede che il suo impegno viene conosciuto, premiato, non solo nei posti vicino, più vicino a casa, diciamo, ma anche nei luoghi più lontani, perché il suo impegno è per la Calabria intera.